Cyberbulli, webeti o, per dirla con Umberto Enco, imbecilli. Sono coloro che usano violenza verbale. Lei è Ilaria, una delle ragazze più libere che abbia mai conosciuto, che da questi commenti è stata umiliata. Ora, con un po' di forza e di sforzo, ma ce la farà perché è una grande, leggerà alcuni di questi commenti di fronte alla telecamera. Guardatela, ascoltatela. Ciao Cybernana, così ti chiamiamo ad Arezzo, ma lo vedi quanto fai schifo? Tu sei il mostro di Arezzo. Quando passi, facciamo gli scongiuri, ci tocchiamo le palle perché porti male. Sei la Miss Toscana della bruttezza e della deformità. Sei un cesso inutile. Nanoide, sai che nessuno si innamorerà di te, ma ti guardi allo specchio? Tutti hanno pena di un essere deforme come te. Gli amici che hai, gli fai pena a tutti. La laurea te la regalano. Come potrebbero non darla a un'handicappata deforme come te? Ma lo vedi la differenza tra una donna normale e un aborto come sei tu? Nessuno vorrebbe essere come te. Ciao nullità deforme, non puoi fare un cazzo da sola. Come arrivi agli scaffali del supermercato senza che qualcuno ti aiuti? Dai, fai ridere tutti quando giri da sola. Sei un fenomeno da baraccone. Solo un malato mentale potrebbe trovarti interessante. Il nasone, enorme e gobbo, le braccia lunghissime rispetto al corpo nano, hai i denti marci e i capelli sudici. Mio Dio, che orrore sei! Sei solo un mostriciattolo deforme su cui sfogare le proprie depravazioni. In università gira la tua foto e tutti ridono. Ma dove compri vestiti? Dalla Chicco? Ma quando ti portano in macchina, ti mettono sul seggiolino per i bambini? Dio mio, vestita fai pena. Chissà nuda, farai schifo. Strana, schifosa. Perché non fai un numero da circo? Cammina sulle braccia, tanto le gambine corte è come se non le avessi. Solo questo puoi fare, lavorare in uno show di mostri. Un tempo i deformi come te lavoravano lì. Se tu potessi entrare negli occhi di chi ti guarda con i tuoi occhi, vedresti un essere deformato, una specie di alieno, un mostriciattolo, una scimmietta. Chissà i tuoi genitori quante volte si sono pentiti di non avere potuto vedere se avevi osteogenesi imperfetta, altrimenti avrebbero abortito ed ora avrebbero una vita felice con una bella figlia, alta e slanciata. Guarda che la gente si spaventa quando va in strada, soprattutto i bambini. Gli orrori dell'osteogenesi ti hanno preso pure il volto. Ma lo vedi quanto sei brutta? Gli occhi strabici da pesce lesso in quella faccia infantile. Sei un mostro! Ti posso abbracciare? Boy, grazie. Grazie. Contro tutti gli imbecilli. Sì.